Buongiorno amici, benvenuti nel mio canale, nella mia cucina. Io sono Adriano e preparerò due ricette alla settimana, il martedì e il giovedì. Oggi vi farò vedere un'altra ricetta delle melanzane, però questa volta invece di farle al forno le farò in padella. Melanzane ripiene in padella. Seguite la ricetta. Ho lavato una melanzana di queste nere. Dovremo tagliarla proprio al centro, perfettamente. Così. Ok. Ora dobbiamo tagliare all'interno della melanzana e cercare di svuotarla senza rompere l'involucro. Ok, prendiamo un cucchiaio che abbiamo tagliato col coltello. Vedete come si svuota bene? Con un cucchiaio va benissimo. Svuotatela bene, ecco qua, un po' qui, perfetto, vedete? Bella scavata. Svuotiamo anche l'altra, sempre stesso procedimento, fate dei quadrati all'interno. E svuotate col vostro cucchiaio. Ovviamente non buttate i cubetti che avete tolto dalla melanzana, ma questi adesso andranno cotti in una padella. In una padella mettiamo dell'olio, mettiamo uno spicchio d'aglio tagliato a metà, con le melanzane, sale. Mettiamo una cipolla, facciamo rosolare tutto insieme e un cucchiaio di capperi. Ecco qua, è pronto. Mettiamo 40 g di pan grattato in un contenitore, 40 g di formaggio grattugiato, metterò del basilico che avevo in freezer all'interno della ciotola. Mischiamo tutto così. Ecco qua. Mettiamo tutto il contenuto che abbiamo cotto. Facciamo un po' a schiacciare così. Se vi sembra troppo asciutto, mettete dell'acqua, non fatevi problemi. Allora, in questa ricetta potevate mettere anche delle alici, ma io non ne avevo, quindi non le ho messe. Lo sto facendo così, senza le alici. Possiamo mettere del sale, del pepe. Ora,
con le mani facciamo un bel impasto. Vedete? Che diventa molto, cioè lo potete lavorare come volete. Ok, pronto. Ok, prendiamo la melanzana e la riempiamo con quel composto, ok? Così, in questo modo, mettiamo da parte, facciamo l'altra, riempiamola bene, tanto il composto basta per tutte e due le melanzane. Ok, in una padella rimettiamo dell'olio. E mettiamo le melanzane dalla parte tagliata, così, e le facciamo rosolare benissimo perché si deve chiudere la panatura. Lasciamole chiudere benissimo. Vedete, le melanzane si sono, cioè la panatura si è chiusa, il ripieno. Adesso le togliamo, stessa padella, mettiamo dell'olio. Spicchietto d'aglio, cipolla, le melanzane a testa in su adesso. Così. Allora, il sugo lo saleremo alla fine. Queste melanzane dovranno stare 40 minuti dentro la padella, coperte con un coperchio. Attenti che l'acqua non si asciughi troppo, che il sugo non si asciughi troppo, aggiungiamo sempre un goccino d'acqua. Le melanzane sono pronte, ora la impiatto. Guarda qua, ho messo tanto sugo perché a me piace molto. Caspita, è buonissimo. Allora, non vi ho raccontato che il fine settimana ero a Palermo, perché ho trovato dei biglietti, abbiamo trovato dei biglietti a poco prezzo, ma proprio poco poco. E allora abbiamo deciso di fare la scappatina a Palermo per il fine settimana, sabato e domenica. E cos'è che ho mangiato? Una bella grigliata di pesce, ho mangiato l'arancino, ho mangiato lo spiedino, ho mangiato la caponata di melanzane che è fantastica. Ci riandrei domani stesso. E poi abbiamo mangiato un sacco di dolci, vabbè, ho preso 2 kg. Non ci posso fare niente. La pizza con i broccoli, scamorza affumicata, fior di latte, comunque stracciatella, era bianca, la pizza era buonissima, no, vabbè, nulla da dire alla cucina siciliana, si può fare però non tutti i giorni perché sennò divento così. Comunque, questo piatto che ho fatto oggi è una melanzana ripiena, è squisita. Provatela, mettetemi i commenti qua sotto e ditemi se l'avete fatta. E alla prossima ricetta. Ciao!